religioso e culturale a favore di Catania, giunto quest'anno alla 16ª edizione, viene assegnata al Grand Ufficiale della Repubblica Luigi Maina, che è pioniere onorario del Comune di Catania, presidente del Comitato Esecutivo dei Festeggiamenti di Sant'Anna. Fin dal 1952, quando il municipio fu restituito alla città dopo il devastante incendio, ha rappresentato l'anima severa e generosa di Palazzo degli Elefanti, che ha curato con meticolosa serietà. Ne è testimonianza la donazione di alcuni pezzi pregiati della collezione di famiglia, esposte nella galleria di Palazzo degli Elefanti a memoria perenne della generosità di un uomo che ha dedicato la sua esistenza all'amore autentico per il prossimo, soprattutto i più deboli e gli indifesi. Luigi Maina ha interpretato l'impegno di cerimoniere capo del comune con particolare passione civile e una speciale conoscenza della recente storia patria-cittadina, diventando riferimento indispensabile per il decoro della massima sede di rappresentanza istituzionale della città di Catania. Un ruolo che ha sempre condiviso con la devozione a Sant'Agata, di cui da oltre 60 anni cura i festeggiamenti, esaltando gli aspetti più strettamente civici della festa, che negli ultimi anni è diventata una delle più importanti per la cristianità nel mondo. Animatore di appuntamenti ed eventi culturali di grande prestigio, per la sua grande competenza di recente è stato insignito della nomina di ispettore onorario regionale dei beni culturali per la Sicilia, tramandando alle nuove generazioni il suo amore per Catania e la patrona Agata. Catania, 2 febbraio 2013, Raffaele Stancarelli, sindaco. Commendatore, fermo. Il sindaco scusi. Commendatore. Ecco, il signor sindaco ha detto che non c'era molto da aggiungere. Ha aggiunto delle belle considerazioni. Io mi avvalgo di quello che lei ha detto e mi limito ad esprimere la personale gioia per questo riconoscimento al commendatore Maina. Sono a Catania quasi da 11 anni e mi ricordo che subito dopo la nomina il commendatore venne ad Acireale, ero lì vescovo, per parlarmi di Sant'Agata, anche perché poi avremmo fatto insieme la festa di agosto, e rimasi veramente colpito, ammirato, ecco, dal fervore con il quale il commendatore parlava come di una cosa che gli stava tantissimo a cuore. Poi in questi 10 anni ho capito, ho potuto sperimentare tutto questo, quindi anche io desidero esprimere questa gioia e penso di farlo anche a nome vostro, e credo che il gesto del signor sindaco esprima tutti i nostri buoni sentimenti. Col permesso delle gentili autorità desidero presentare, salutare il nuovo nostro questore, il dottor Salvatore Longo, ecco, che inizia proprio in questi giorni il suo mandato. Certamente è un tuffo, egli è catanese, è stato tanti anni fuori, ora rientra, e certamente iniziare con la festa di Sant'Agata è
sicurezza che Sant'Agata l'accompagnerà, veglierà sul suo servizio. È certamente anche un momento impegnativo, però signor Questore, desidero dirle che tutti, nessuno escluso, vogliamo collaborare affinché, ecco, il prezioso servizio che voi come forze dell'ordine rendete faciliti ancor di più il sereno e gioioso ordinato svolgimento della festa. Tutti vogliamo impegnarci proprio perché la festa di Sant'Agata sia un momento bello. Tutti, nessuno escluso, vogliamo fare la nostra parte. Signor Questore, le altre autorità fanno la loro, ma noi non vogliamo privarci della gioia di dare il nostro personale contributo. Auguri, signor Questore, e Sant'Agata la punta. Signor Sindaco, eccellenza Reverendissimo, sono particolarmente commosso di non avuto da aggiungere, semplicemente una parola. Grazie, grazie di cuore, perché per gli anni che mi rimangono, o che quando il Signore dirà avrò forse la forza della fede, che mi potrà dire eccomi con tranquillità. E in questo momento vorrei essere vicino, non ve ne meravigliate, ma perché un posto che io ho frequentato da ragazzo quando andavamo a Vittorio Emanuele, al Garibaldi, negli ospedali la domenica, ed era molto particolare questo discorso, questa missione, quando andavamo lì guardavamo con un occhio particolare la Catania Sud, la Catania di Sant'Agata. Quando Sant'Agata è nella Catania Sud, nella via Pelvicino, San Cristoforo, Fortino, Salette, il popolo Catania veramente trema, Catania veramente rimane attonita al passaggio del meraviglioso gusto religioso. Grazie eccellenze, grazie a tutti e ci speriamo la festa vada bene, perché già ci sono i presupposti e l'entusiasmo, anche senza archi, anche senza fuochi, sta invadendo veramente la città. Viva Sant'Agata! Thank you.
Guarda, Non c'era luce, veniva a me. Questo è il tesoro.